Buonasera a tutti gli amici di Radio Saiuz, siete ancora in compagnia di Antonello E Intranò Ugo Lombardi. per Osservatorio Antimafia. Salutiamo subito la regia centrale. Ciao Rosario, Ciao Rosario Rosario. Moreno da Treviso. Buonasera a tutti quanti. Buonasera, buonasera, buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo, Ciao ben Massimo. trovato. Bentrovati anche a voi. Un saluto particolare a Antonella Intranò, che questa sera la vedo rispetto a prima molto, come dire, dinamica. Ecco, Occhialuta direi, quest'ora non ce la faccio più con la lente a contatto. Basta. a fine trasmissione fuori onda, poi mi spiegherai. Va Allora, bene. vai, vai pure. Ecco, Ah, no, devo introduciamo andare io. anche Marco Grilli, coordinatore per Alternativa Politica in Friuli Venezia Giulia. Ciao Marco, Ciao Marco. bentrovato. Riprendiamo da capo? Sì, perché è caduta la linea un attimo. Tutto? Presentazioni, tutto? Sì. Ci siamo, Antonella, vai. Allora, diamo ancora una volta il bentrovato a tutti gli amici di Radio Saiuz. Siete qui per la nuova puntata di Osservatorio Antimafia con Antonella Intranò. Ugo Lombardi. Salutiamo Rosario Moreno per la regia centrale. Ciao Rosario, speriamo che non accada Buonasera, nulla. speriamo Ciao che non Rosario. ricada l'audio perché c'è stata un'interruzione audio, capito? Tutto Skype, stasera Skype ci ha dato i numeri anche prima che nella trasmissione in spazio Infatti, aperto a un certo punto si è chiuso, così all'improvviso. Vai. risalutiamo Massimo Bonella, il responsabile di PianetaOggiTV.net da Venezia. E Buonasera Massimo. Buonasera a tutti, buonasera Ugo. con piacere ritroviamo Marco Grilli, il coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica. Ciao Marco. Ciao Marco. Buonasera a tutti voi, agli ascoltatori. Buonasera E Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron. Ciao. Buonasera a tutti gli ascoltatori, a tutti voi. Bene, partiamo subito con gli ultimi aggiornamenti, dando la linea a Massimo Bonella. A te, Massimo. Grazie dunque a Antonella Intranò, questa sera la vedo tutta pimpante, dinamica, cioè una luce c'è in questo monitor. Alle 22.08 riprendiamo la linea da Venezia, da Radio Favaro Veneto, adesso potremmo dire così, del circuito Radio Sirius, che si appoggia alla testata giornalistica Pianeta Oggi TV, sempre diretta dal sottoscritto. E un saluto anche agli altri ascoltatori che ci seguono dalle altre emittenti da Modena, Sagareda, Treviso. Dunque, passando ovviamente per Venezia, perché Favaro Veneto è in provincia di Venezia, due passi. Allora, le notizie sono queste: innanzitutto borse cadute, borse, scusate, caute in attesa del FID. Avevamo dato stamattina, avevamo dato nel tardo pomeriggio la notizia, ma andiamo avanti. Si prosegue, parliamo dunque di terrorismo. Tre uomini e una donna sono stati arrestati a Parigi e nella banlieue di Saint-Denis. Sono sospettati di voler compiere un attentato imminente nella capitale francese. Contrariamente a quanto sembrava, in un primo tempo la polizia non ha sequestrato armi, ma solo materiale informatico. Due degli arrestati sono due fratelli francesi di origine turca, il terzo è un francese islamico radicale già noto ai servizi antiterrorismo, arrestato nel 2014 quando stava per partire per la Siria, era ai domiciliari da febbraio. La donna fermata è sua moglie. Per maggiori informazioni su queste tematiche di politica estera, vi rimandiamo al sito della nuova televisione online di Sole Informazione da Roma, pandoratv.it, che ricordo è diretta da Giulietto Chiesa. Dunque, veniamo al caso Giulio, al triste caso Giulio Regeni. È destituita di fondamento la testimonianza dell'ingegnere che aveva parlato di un litigio tra Giulio Regeni e uno straniero il giorno prima della sua scomparsa. Lo riferiscono fonti del Ministero dell'Interno egiziano. I tabulati telefonici dimostrerebbero che il testimone è rimasto per tutto il giorno in una zona lontana dal consolato italiano, lungo luogo della presunta lite. La Procura di Roma indaga da ottobre sulla scomparsa a Roma dell'egiziano, cui ha fatto riferimento il presidente Al-Sisi nell'intervento vista a Repubblica. Titolare di un autolavaggio ceduto la scorsa estate,
Heykal è scomparso il 5 di ottobre. Veniamo ad alcune notizie che avevamo dato a fine trasmissione speciale Spazio Aperto, dunque intorno alle 19:30, allora le riprendiamo. Dunque, la prima è questa, sono due le notizie. Il presidente del Senato Grasso ha ricevuto i genitori di Giulio Regeni, accompagnati dal senatore Manconi, presidente della Commissione per la tutela e promozione dei diritti umani. Grasso ha espresso a Paola e Claudio Regeni la propria vicinanza, assicurando la massima attenzione di tutte le istituzioni affinché sia fatta al più presto piena luce sulla morte del giovane ricercatore italiano al Cairo. I Regeni hanno anche il procuratore capo di Roma Pignatone. Alluvioni in Texas, intere zone di campagna allagate, strade trasformate in fiumi d'acqua. Le inondazioni hanno messo a dura prova soprattutto la città di Sant'Antonio. Nella notte sono caduti, si parla di decine di centimetri d'acqua e si contano già le prime vittime. Due donne, una delle quali una giovane di 29 anni, è rimasta intrappolata nella sua auto e poi trascinata via dalla corrente, perché dovete capire che queste strade non è che si allargano e basta, diventano proprio dei veri e propri fiumi, come dire, più che fiumi, torrenti che hanno una certa forza al punto di trascinare via tutto, anche le automobili. Nel frattempo, la notizia prosegue. Ci sono le operazioni di soccorso, dunque almeno 130 le persone tratte in salvo dalle loro abitazioni o dalle loro auto. Il sindaco della città ha invitato a rimanere in casa mentre pompieri e polizia rispondono alle centinaia di chiamate di auto. Ricordiamo che anche in Italia c'è un'allerta meteo, quindi ovviamente, come sempre in questi casi, la massima attenzione. Sono le 22:13, sempre qui da Radio Science. Dunque abbiamo le notizie da Radio Fabbro Veneto, Pianeta Oggi TV. Prima di dare la linea ad Antonella Internò e Ugo Lombardi per l'Osservatorio Antimafia, vi segnalo ancora questo speciale importantissimo di Pandora TV, che lo trovate a taglio primo nella testata pianetaoggitv.net, una produzione esclusiva di Pandora, di Giulietto Chiesa, i misteri di Parigi, le troppe ombre e le conseguenze geopolitiche degli attentati di Parigi con Adolfo Marino e regia di Santiago Martinez. Poi a seguire alcuni telegiornali di Pandora TV fino a due importanti interviste, o meglio è una divisa, insomma è molto lunga, l'abbiamo divisa in due parti, una intervista realizzata dal direttore di Antimafia 2000 Giorgio Mogiovanni a Giulietto Chiesa, e prima e seconda parte, il titolo di questa intervista Il mondo è in pericolo. E quindi vi consiglio di cliccare questi video perché sono molto importanti. Sappiamo perfettamente Giulietto Chiesa, persona preparatissima da anni, per anni è stato corrispondente dall'est europeo, dalla Russia, per le principali testate giornalistiche italiane, carta stampata, radio e televisione. Infine, in fondo pagina, vi segnalo un video, visto che siamo in tema questa sera di antimafia, un video che è stato per parecchi giorni in primo piano sulla nostra testata dal titolo Palermo in aula bunker, il riconoscimento di faccia da mostro, appunto in collaborazione con la testata Antimafia 2000 e video di Blog Sicilia TV. Bene, tutto per quanto riguarda le notizie, se non ci sono domande da studio io vi restituisco la linea che va a Bari, allo studio di Bari, Antonella Internò e Ugo Lombardi, scusate, Ugo Lombardi per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Un saluto anche naturalmente ai vostri ospiti. A voi. Grazie Massimo. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che qualora volessero intervenire con domande o opinioni possono naturalmente chiamare lo 0422 1626 622, oltre naturalmente a poter fare le vostre domande e porre le vostre domande in chat. Allora, cominciamo subito con te, Marco. Marco Grilli, ripeto, coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica.
Cominciamo con te. Ci hai segnalato una notizia davvero importante ancora prima di andare in diretta. Ci hai segnalato la notizia apparsa sul Sole 24 Ore di quest'oggi, borsa fusione da 26 miliardi tra Londra e Francoforte, incognita Brexit. Vuoi commentarla, Marco? Possibilmente aiutarci a capire anche cosa vuol dire per il nostro paese, per la nostra economia? Intanto, nuovamente buonasera a tutti. Scuserete il mio tono di voce, ma sono un po' costipato, quindi spero di riuscire a reggere il ritmo della trasmissione. E mi scuso appunto per gli eventuali disturbi. Allora, partiamo da un presupposto. Si sta discutendo in questo periodo circa la possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Non so come andrà a finire, onestamente non mi sbilancio in questo momento perché mi ricordo un pochettino il periodo in cui la Scozia sembrava volesse separarsi dalla Gran Bretagna, quindi dal Regno Unito. E all'ultimo momento, nonostante sembrasse che la Scozia potesse lasciare il Regno Unito stesso, alla fine fu la regina ad averla vinta sostanzialmente, facendo un appello a tutti quanti all'Unione della Gran Bretagna. Quindi non so onestamente come andrà a finire, però poiché i terreni si preparano in anticipo, ecco che spunta una grandissima fusione che era già stata tentata qualche anno fa e che sostanzialmente l'antitrust dell'Unione Europea aveva già bloccato una volta. Perché? Perché fondamentalmente si tratta dell'unione tra le due principali borse presenti all'interno del territorio europeo. Per coloro i quali non lo sapessero, al di là di quanto riportato dal Sole 24 Ore, che è indubbiamente uno dei quotidiani più accreditati per quanto riguarda la parte economia politica o politica economica, sia nel nostro paese che in tutto il territorio europeo, sostanzialmente la Borsa di Londra, o meglio la società che gestisce la Borsa di Londra, ovvero la LSE, la London Stock Exchange, è anche, tra le altre cose, il punto di riferimento per non parlare di capogruppo della Borsa di Milano. E questo già è un primo punto che dovremmo tenere sempre presente. Detto questo, la fusione per l'appunto conta circa 26 miliardi di euro. Si parlava inizialmente di uno scambio alla pari tra i titoli di entrambe le società gerenti. In realtà pare non sia così, perché sia secondo, diciamo, il Sole 24 Ore, che anche altre fonti giornalistiche probabilmente attingono alla stessa origine, questa sinergia, che dovrebbe comportare risparmi, pare attorno ai 450 milioni di euro l'anno, dovrebbe vedere una ridistribuzione dei titoli in questo modo. Quindi sostanzialmente il 54% 54,4% per essere precisi, della fusione, quindi dei titoli, dovrebbe andare in capo diciamo, alla società di Deutsche Börse, mentre il 45,6%, questo è secondo fonte Bloomberg, dovrebbe rimanere in capo agli azionisti della LSE. Quindi, torno a ripetere, la fusione non è proprio alla pari, come avevano annunciato inizialmente i due gruppi, e la nuova società manterrà entrambe le sedi, cioè sia Londra che Francoforte. Quella che sembra essere la maggiore incognita è chiaramente sempre legata alla fuoriuscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, ma questa operazione per entrambe le borse o per entrambi i mercati tedesco e inglese, e se preferite ancora più per l'intero mercato europeo, è un'operazione di garanzia per i due paesi, perché sebbene la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Europa, comunque tutta la gestione inerente ai titoli immobiliari sarebbe salva in questo modo. Perché? Perché comunque avrebbe sempre, se vogliamo, una parte di compagine sociale che mantiene la propria appartenenza all'Unione Europea. Che significa poter gestire dei bilanciamenti di scambi tra una società e l'altra. Se a questo aggiungiamo che, oltretutto, Milano oggi data inflessione dello 0,18, fa parte del gruppo
della Borsa di Londra, ecco che creiamo un doppio filone, già che l'Italia comunque, nonostante il mercato non possa essere considerato florido dalla maggior parte degli analisti, e qua si potrebbe aprire un dibattito, comunque rimane uno dei principali paesi dal punto di vista anche della ricchezza per quanto riguarda l'economia europea nella sua globalità, oltre che, ripetiamo, il settimo paese più industrializzato del mondo, quindi la settima economia più fiorente a livello mondiale. Se poi, come ho già accennato in altre trasmissioni, considerassimo il suo patrimonio inteso come patrimonio artistico e culturale, allora va detto non ce ne sarebbe per nessuno. Tornando a noi, la notizia bomba di oggi è appunto la fusione. Qual è l'altro punto da considerare? Che la stessa antitrust comunitaria che aveva bloccato l'operazione in precedenza potrebbe essere in un certo senso messa con le spalle al muro. Perché? Perché si dovrebbe assumere in questo modo la gestione europea la responsabilità politica di un, diciamo, un, una sorta di ostracismo verso questa operazione, alimentando le polemiche presenti all'interno del territorio inglese o della Gran Bretagna, se preferiamo, quindi del Regno Unito, per quanto riguarda i facinorosi o i più motivati a lasciare l'Unione Europea. Ecco che quindi l'esecutivo europeo guidato da Juncker dovrebbe prendere in seria considerazione il fatto di osteggiare questa operazione. Cosa vuol dire anche questa cosa? Che il livello economico chiaramente non prescinde dal livello politico e viceversa. Cosa voglio dire con questo? Che nel teatro, diciamo, mondiale di operazioni che si stanno svolgendo attualmente, questo discorso significa in un certo senso cercare comunque di affrancare l'Inghilterra da eventuali influenze esterne, anche considerando il fatto che il maggiore attore in questo momento mondiale per quanto riguarda l'aggressione a territori stranieri, cioè gli Stati Uniti d'America, sono in fase di stasi, perché un presidente, quello in carica e a fine mandato, di fatto ormai non ha più possibilità di fare molto, e infatti si sta già cominciando a togliere i primi sassolini dalla scarpa. In secondo luogo, il futuro the president elect negli Stati Uniti non è chiaramente ancora oltre la fase embrionale, perché siamo ancora alla sfida interna tra i due grandi partiti che formano l'orizzonte politico statunitense, e quindi non abbiamo ancora la precisa espressione della volontà degli elettori da una parte e dall'altra, anche se ormai i giochi sembrano abbastanza fatti, perché Rubio si è ritirato, le candidature più avvalorate in questo momento sono quelle della Hillary Clinton e del magnate delle costruzioni dell'edilizia Donald Trump. E onestamente, come ho sentito dire a Giorgia Meloni prima, neocandidata a sindaco a Roma, effettivamente tra l'uno e l'altra non si sa dove andare a sbattere la testa, se non fosse che uno quantomeno è uno convinto delle proprie idee, il che, se rappresenta un pericolo per gli altri, perché sono abbastanza oltranziste per quanto riguarda il conservatorismo interno, l'altra è una rivista fondamentalmente, e è anche tendenzialmente guerrafondaia alla faccia del partito che rappresenta. Per cui onestamente, visti anche i trascorsi della Clinton, non si sa bene dove andare a sbattere la testa, torno a ripetere. Marco, scusa se ti interrompo, ma c'è Ugo che ti vuole fare una domanda, no, e poi dobbiamo passare la linea ad Aaron. Prima che tu vada avanti, no, è una domanda che credo sorga un po', perché questa fusione potrebbe essere, secondo te, una manovra per condizionare poi il voto degli inglesi?
Potrebbe essere un tentativo di appunto mettere un freno alle iniziative europee, diciamo, contro la sovranità nazionale della Gran Bretagna e della stessa Germania, che ricordiamoci, sono entrambe le più grosse alleate degli Stati Uniti d'America in Europa e nel mondo, fondamentalmente. Lasciamo stare, diciamo, il Medio Oriente, dove il più grosso alleato è rappresentato dall'Arabia Saudita, ma in territorio europeo, indubbiamente, le due potenze in questo momento, a differente titolo e con differenti sfumature, sono la Gran Bretagna e la Germania, che quindi in questo modo vogliono affermare nuovamente la propria primazia all'interno del territorio stesso. Torno a ripetere, quando consideriamo che la borsa di Milano dipende in un certo senso dalla borsa di Londra, ecco che i giochi sono abbastanza fatti, nel senso che anche noi, in un modo o in un altro, siamo costretti a seguire una direzione. Altra considerazione potrebbe essere la Francia in tutto questo. Ricordiamo che Hollande, per esempio, è andato con la Merkel a Mosca. Quando iniziarono i primi screzi tra Mosca e Washington, e per cercare di giocare un ruolo di protagonisti all'interno del nuovo conflitto che si stava creando dal punto di vista diplomatico e poi anche dal punto di vista militare. E qui ci sarebbe un'altra piccola nota a margine poi. Quindi la Francia che fine ha fatto? La Francia in questo momento è un po' in sordina, primo perché comunque siamo anche lì sotto presidenziale in un modo o in un altro, e io trovo molto difficile che Hollande possa venirne fuori molto facilmente. Per cui aspetto ancora qualche tempo di analizzare un po' la situazione e poi ne riparleremo. Però in questo momento la Francia non gioca più un ruolo fondamentale come avrebbe sperato di fare in questo momento storico. Questa è la considerazione che faccio io. Sì, gli elettori inglesi, diciamo in fase referendaria, devono essere invogliati comunque a considerare che la loro Inghilterra abbia un ruolo di spicco e quindi ritenersi in un certo senso dei partner di assoluto riferimento per chiunque. Poi, se volessimo ragionare a livello esoterico, dovremmo fare riferimento ad altre nozioni, perché voi sapete che io ho questo brutto vizio di mischiare l'attualità con la spiritualità. E Londra, in un certo senso, è il centro degli affari mondiali. Tra le altre cose, la sua posizione, logisticamente parlando, la favorisce perché è esattamente a metà del mondo. Non per niente il meridiano di Greenwich è considerato il meridiano zero, dal quale partono tutti i fusi orari. Bene Marco, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento, ti invitiamo a rimanere collegato se naturalmente vuoi e poi perché a questo punto dobbiamo necessariamente passare la parola ad Aaron Pettinari. Con Che te saluto. comunque noi ti ringraziamo perché sappiamo che per te stasera è stato abbastanza complicato, abbiamo dovuto farti arrivare a quest'ora ma durante la precedente trasmissione ci siamo dilungati parecchio. Grazie a Grazie Marco Marco Grilli e buon naturalmente e lavoro. ti diamo Grazie a voi altrettanto ed è sempre un piacere essere a disposizione. grazie a te, ci sentiamo naturalmente mercoledì prossimo sul finire Grazie. di Spazio Aperto. Grazie a Marco Grilli, buonanotte. A voi. Ciao. Ciao Marco. Ciao, ciao Massimo. Ciao Aaron. Ciao, ciao Marco. Ecco, Aaron Pettinari, il nostro caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron, è da qualche tempo che non ci sentiamo. Ciao, buonasera di nuovo a tutti quanti gli ascoltatori. Sì, per qualche settimana. Eh sì. Dunque, Aaron, gli articoli sono davvero tutti interessanti su questa edizione di Antimafia 2000, ma mi sembra d'obbligo partire da quello firmato da te e dal direttore Giorgio Bongiovanni, pubblicato il 13 marzo, Mori e i buffoni di Stato. Sì, Dunque, prego, prego, Aaron, prego. prego. No, stavi parlando, stavi No, chiedendo. figurati, vai pure, tanto è una cronaca scritta da te, da Giorgio, quindi chi meglio di te? Vogliamo sapere delle corna e della marmellata? E dei buffoni di Stato, soprattutto.
Guardate, molto semplicemente c'è stata la presentazione qui a Palermo del libro scritto da Mori sui servizi segreti, Introduzione allo studio dell'intelligence alla libreria Feltrinelli, un incontro a cui hanno partecipato una quarantina di persone, e dove il generale ha fornito la sua visione sull'intelligence italiana, sui servizi, sui nostri, lo stato dell'arte dei nostri servizi segreti, e si è lasciato andare, insomma, con considerazioni alquanto gravi a nostro avviso, innanzitutto dicendo che l'intelligence italiana si occupa solo di corna e marmellata, ma più che altro dicendo praticamente che i servizi segreti deviati non esistono, dando anche dei buffoni a tutti quelli che sostengono il contrario, quantomeno rispondendo alla domanda di un giornalista che gli faceva proprio la domanda sull'esistenza di eventuali servizi segreti deviati, lui ha proprio detto a questi buffoni che cosa dovrei dire, chiedendo di fare nomi e cognomi proprio sui fatti di dove sarebbero questi servizi segreti deviati e del fatto che non esistono, in quanto esiste solamente un unico servizio segreto, che è quello di istituzioni. A lui stesso anche ha detto, casomai, si può parlare di uomini deviati o che hanno commesso, diciamo, delle deviazioni all'interno delle istituzioni. E su questo paradossalmente si può anche essere d'accordo con Mori. Certo è che Mori, su quest'ultima parte, ovvero che ci sono uomini, non tutte le istituzioni sono deviate, ma ci sono dei soggetti all'interno delle istituzioni che le rendono tali. Certo è però che Mori dimentica, sicuramente fa finta di dimenticare, visto che lui è stato anche un rappresentante, è stato a capo dei servizi segreti, dimentica, è stato anche membro dei servizi segreti in più fasi della propria storia, sia negli anni 70 che poi successivamente nel 2000, di fatto dimentica che nel corso della storia il servizio segreto ha avuto a che fare, questo è provato anche da sentenze, con importanti depistaggi che ci sono stati su stragi come penso a quella di Bologna, per esempio, con il direttore di allora del SISMI, Giuseppe Santovito, e il suo vice Musumeci, che di fatto Musumeci è stato condannato in via definitiva a 8 anni e 5 mesi per calunnia aggravata. Santovito non è stato condannato semplicemente perché è morto prima che si arrivasse alla sentenza. In quell'inchiesta è anche coinvolto Licio Gelli, il capo supremo della loggia massonica P2, loggia massonica P2 che vedeva proprio anche capi del SISDE inseriti a appartenere a quella loggia massonica. Ci sono poi anche tanti altri segnali di devianze da parte dei servizi nel corso della nostra storia. Un esempio può essere benissimo quello della strage di Piazza Fontana, quando il SID si adoperò in prima persona anche per agevolare la latitanza di alcuni imputati, oppure ancora penso alla strage di Via D'Amelio, dove ci sono ombre tenebrose sulla presenza di servizi segreti. Sono soggetti appartenenti alle istituzioni che hanno fatto sparire l'agenda rossa di Paolo Borsellino. Purtroppo non si sa ancora la verità su quanto accaduto, su quanto avvenuto. È stata archiviata la posizione del tenente colonnello Arcangioli, che sì, sappiamo che non è uomo dei servizi, però fatto sta che c'è un frame dove lui si allontana con la borsa del magistrato Borsellino e non è stata mai data alcuna spiegazione concreta su dove fosse andato, a chi avesse dato questa borsa. Non è stato fatto nulla. Non dobbiamo neanche dimenticare una cosa che per esempio riguarda il depistaggio che c'è stato in Via D'Amelio. Il depistaggio è stato archiviato alla posizione di tre poliziotti. Nel decreto di archiviazione si fanno anche pesantissime accuse nei confronti del capo della polizia Arnaldo La Barbera. La Barbera si è scoperto
essere stato soggetto all'interno dei servizi segreti col nome in codice Rutilius, per fare un altro esempio che si può aggiungere. Altri dati che abbiamo inserito in questo articolo riguardano la deposizione dell'ambasciatore Fulci, ex segretario del CESIS, che era svolgeva l'ufficio di coordinamento di fatto dei servizi segreti tra il 91 e il 93, e di fatto al processo trattativa in corso a Palermo l'ambasciatore Fulci ha raccontato che aveva fatto svolgere, aveva compiuto degli accertamenti, aveva comunque suggerito di compiere degli accertamenti a certa magistratura riguardo alla presenza eventuale di uomini dei servizi segreti nelle stragi del 93. Aveva dato anche una lista di 15 nomi di soggetti artificieri in grado di maneggiare bombe. Questi accertamenti, che noi sappiamo, non sono stati mai compiuti. Sempre nei suoi accertamenti aveva visto e verificato che i luoghi da dove partivano le telefonate della Falange Armata erano praticamente perfettamente sovrapponibili alle sedi periferiche del SISMI. Questi sono fatti che comunque sono molto inquietanti nella storia del nostro paese. Scusami se ti interrompo. Prego. Nel tuo articolo però noi leggiamo l'intervento di grossi personaggi, tutti bei nomi eccetera, ma anche se vivono una certa autonomia funzionale e comportamentale, i servizi comunque hanno l'obbligo dei riferimenti politici che non vengono menzionati in questa, c'è la colpevolezza di questa gente, di chi dovrebbe gestirli o dovrebbe dirigerli. Sicuramente ci sono, in questo articolo non vengono menzionati, c'è sicuramente la politica ha un controllo sui servizi segreti, in particolare il presidente del Consiglio stesso. Ci sono anche delle commissioni, insomma. E ci sono anche delle commissioni come il COPASIR. Oltre al controllo che si può fare sui servizi segreti. Non vengono coinvolti questi signori. No. Rispetto a cosa, scusami? Rispetto alla alla devianza di cui si parla. Cioè, se c'è un servizio deviato, quanto può essere coinvolto il responsabile politico, ma comunque il responsabile, insomma. Sicuramente ha un coinvolgimento anche la politica, ma questo nella logica del sistema criminale, dei sistemi criminali, che si può pensare sicuramente a un coinvolgimento della politica. Per fare un esempio, la stragrande maggioranza non si ricorda che moltissimi soggetti appartenenti comunque ai servizi, penso proprio a Vito Miceli o comunque proprio a Vito Miceli, su tutti, che riguarda l'ex direttore del SID praticamente, era uno degli uomini che aveva creato la struttura parallela della Rossa dei Venti. La Rossa dei Venti, all'interno di questa struttura parallela dei servizi predisposta da Vito Miceli, vedeva il coinvolgimento anche di altri soggetti, quindi massoneria deviata con Licio Gelli, ma anche Francesco Cossiga, altri uomini della politica. Cioè, di fatto è una struttura similare a quella di Gladio. La politica ha interesse e controllo di queste strutture anche deviate. Nel corso della storia è stato così. Ci sono stati colpi di Stato mancati a causa a cui avrebbero partecipato uomini di estrema destra e a cui sarebbero dovuti essere coinvolti moltissimi generali, ufficiali dell'Arma dei Carabinieri o della Polizia. Ci sarebbe stato negli anni 70, ci doveva essere un golpe chiamato Golpe Borghese, che aveva visto un eventuale interessamento di Cosa Nostra. Cosa Nostra, raccontano i pentiti, poi si smarca e decide di non prestare il proprio assenso per il coinvolgimento a questo golpe. Quindi queste manovre, scusami Aaron, sempre, queste manovre di deviazione non avrebbero potuto verificarsi se non ci fosse stato l'assenso o comunque la consapevolezza del politico. Non tutta la politica, come non credo che si possa parlare della totalità del servizio segreto
dire che i servizi segreti sono totalmente deviati, non possiamo nemmeno dire che tutta quanta la politica è in marcia. Ci sono sicuramente dei soggetti che sono d'accordo con questo tipo di manovre, non è la totalità. Per fare un esempio, i servizi segreti non deviati che hanno agito, tra virgolette, usiamo, passatemi questo termine, per il bene, se vogliamo, può essere un caso su tutti la storia di Agostino e Piazza. Agostino, per quanto riguarda, se non ci fosse stato l'intervento di Agostino e Piazza, probabilmente Giovanni Falcone sarebbe morto nell'89 alla Daura. Invece così non è stato, e quando è morto poi Agostino nell'agosto dello stesso anno, al funerale Falcone dice al papà di Agostino, Vincenzo, se non fosse per questo ragazzo non sarei vivo, non sarei in vita, devo la mia vita a sacrificio di questo ragazzo. Più o meno il concetto era questo, se le parole non sono proprio queste. E Agostino è dimostrato che lavorava per servizi di sicurezza. Certo. Viene in mente una considerazione: se qualcuno fra loro all'interno dei servizi segreti non fosse stato d'accordo, visto che a gestire tutte le operazioni erano i vertici della politica, a chi avrebbe potuto riferire o fare qualcosa per opporsi a queste manovre? A nessuno. Di fatto, chi poteva essere il referente per quanto riguarda queste manovre qui? Una parte della politica. Sapere che ci sono delle iniziative che sono deviate all'interno di un servizio, voglio cercare di fermarle all'interno di questo servizio, a capo di questo servizio c'è il grosso della politica che comanda, cioè no, sono i presidenti, i vari presidenti. Allora, se io voglio evitare questa devianza, cosa devo fare? Come guarda, posso... la devianza all'interno ci sono sempre stati i tentativi di devianza con alcuni politici che sono coinvolti, non tutta quanta la politica ha avuto un ruolo in queste situazioni. Chiaramente ci sono politici che hanno più interesse che si facciano determinate cose. Per fare un esempio concreto, come usando proprio anche le parole di Mori, e Cossiga è quello che più di tutti aveva capito questi sistemi di devianza. Cossiga è uno di quei personaggi che ha detto durante manifestazioni studentesche prima del 2008, è uno di quelli che ha detto chiaramente di infiltrare gli studenti, permettere che creassero casino e poi che questi ragazzi devono essere manganellati e picchiati nelle strade per creare un disordine ulteriore, farsi governare di fatto con la paura, quasi creando uno stato militare. Questo era Cossiga, che tra l'altro è uno degli datori di Gladio, per parlare di altre devianze che ci sono state nel corso della storia. Ma per quanto riguarda anche sotto il governo di Berlusconi, per parlare di devianze che ci sono state con i servizi coinvolti, si potrebbe parlare anche del caso Boomar, si potrebbe parlare del fatto che sotto Mori, durante il periodo di Mori ai servizi segreti, si era creato il protocollo Farfalla, ovvero quel protocollo quell'accordo stipulato tra i servizi e il DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, per trovare delle informazioni all'interno delle carceri da nascondere poi all'autorità giudiziaria, cioè ovvero tutto il contrario di quello che in realtà dovrebbe essere, che prevedeva la legge stessa, perché questo era un accordo segreto, poi dopo è stato regolamentato successivamente con un'altra legge, ma solamente a partire dal 2007, ma tra il 2001 e il 2006 questo accordo era stato stipulato in maniera non nota all'autorità giudiziaria. Aaron, un istante solo, perché Massimo ci chiede la linea per un aggiornamento in corso. Massimo? Sì, brevemente c'è un'ultima ora. Gli Stati Uniti rafforzano le sanzioni alla Corea del Nord, dunque continueremo a imporre costi alla Corea del Nord fino a quando rispetterà i suoi doveri internazionali. Così ha detto il portavoce della Casa Bianca. A voi nuovamente la linea. Aaron? Sì. Scusami, ti ho interrotto.
No, avevo di fatto finito. Un'altra considerazione che mi viene in mente, per esempio, riguarda un'altra frase, sempre che ha detto Mori giovedì scorso, riguarda al fatto che i servizi americani valgono ben poco e diciamo hanno forza solamente perché sono più numerosi e hanno un budget indefinito. Io ricordo che comunque i servizi segreti americani sono gli stessi che hanno stretto accordi con Cosa Nostra americana e Cosa Nostra siciliana per lo sbarco negli Stati Uniti dell'America, degli americani proprio negli anni della Seconda Guerra Mondiale, e i servizi segreti sono anche poi gli stessi che c'è una pista, c'è un sospetto che possono anche aver contribuito alla morte del presidente Kennedy. Beh, quindi mi sembra abbastanza curioso comunque che un uomo con alle spalle una vita come quella di Mori possa fare in maniera così leggera e senza troppe preoccupazioni affermazioni di questo genere. Tutto sommato, andando a vedere nel suo passato, sono diversi i lati oscuri della sua esistenza professionale, non trovi, Aaron? Assolutamente sì, i lati oscuri ce ne sono parecchi, su alcuni sta indagando la Procura di Palermo per quanto riguarda il suo coinvolgimento negli anni 70, proprio il suo servizio negli anni 70 all'interno dei servizi segreti stessi. Ci sono degli approfondimenti che si stanno facendo. Vi va ricordato che per ordine del generale Gianadelio Maletti è stato anche allontanato dal SID. Sui motivi di questo allontanamento non è stato mai fatta totale chiarezza. Ci sono delle accuse circostanziate da parte di Mauro Venturi, che è un ex lo stesso 007 che aveva fatto degli approfondimenti e aveva indagato proprio sui rapporti dello stesso Mori con soggetti quali Licio Gelli, Mino Pecorelli o i due fratelli Ghironi, commercialisti che poi sono stati anche in affari con Vito Ciancimino, tanto per rimanere l'ex sindaco mafioso di Palermo, tanto per rimanere in tema di trattative e cose varie, e questo tipo di alti interessi, alti coinvolgimenti. Tutti questi rapporti che poi dopo non sappiamo appunto come sono andati a finire, non sono stati mai spiegati. La Procura Generale, anche c'è un processo in corso in secondo grado, in appello per Mori per la mancata cattura di Provenzano. La Procura Generale aveva cercato di far entrare all'interno del processo anche questa parte della storia di Mori, proprio per dimostrare che nel corso della sua storia, anche come ufficiale dell'arma, il generale Mori abbia adoperato, attuato un modus operandi che è tipico della logica dei servizi segreti, ovvero quello di essere sopra le parti, super partes, agire in maniera autonoma e senza appunto dover comunicare alcunché all'autorità giudiziaria. E questa è forse la cosa, a mio avviso, perlomeno più grave che si è compiuta nel corso degli anni, perché poi dopo ci sono state delle situazioni decisamente poco chiare, come appunto la mancata cattura di Bernardo Provenzano, vedremo come va a finire questo processo, come la mancata perquisizione del covo di Rina, che per quanto sia stato assolto Mori insieme al capitano Ultimo, comunque quella sentenza presenta delle critiche rispetto all'operato, alla scelta di non perquisire quel covo. Ci sono anche poi i fatti che sono avvenuti successivamente a Terme Viatore con la mancata cattura del boss Santa Paola sempre nel 1993. Tutte queste cose insieme prefigurano uno scenario che comunque è inquietante, che poi arriva fino a quello che è accaduto con la trattativa Stato-mafia, o quantomeno con questo dialogo che è stato avviato tra il 92 e il 93,
per cui appunto c'è un processo in corso e anche qui vedremo come va a finire questa storia, questa vicenda. Intanto un pezzo di storia si sta raccontando nell'area di tribunale, molto poco se ne parla nei giornali nazionali. Aaron, scusami, ti leggo un commento di Marco Grilli, che comunque è rimasto in collegamento con noi. Dice: di fatto l'affermazione di Mori è la statuizione, l'implicita ammissione dell'assoluta posizione di spicco dei servizi statunitensi. Sì, condivido. Assolutamente. Dunque Aaron, siccome siamo in chiusura, vorrei chiederti, sono tantissimi gli articoli, magari ecco cercheremo di approfondirli meglio il prossimo mercoledì, ma sempre un tuo articolo a tua firma pubblicato l'11 marzo, Maria Teresa Principato, Messina Denaro, protetto dalla borghesia mafiosa. Sappiamo che la latitanza di Matteo Messina Denaro dura da 25 anni, qualcosa più probabilmente. Naturalmente la prima domanda è: chi garantisce al boss la sua latitanza? Chi gli consente di rimanere nascosto e comunque di continuare a muovere i fili dei pupi siciliani e non? Che risposta hai ricevuto dalla dottoressa Principato? Più che io, questa è un'intervista che ha rilasciato la dottoressa alla Radio Popolare. Io ho solamente riportato la sua raccolta, la sua testimonianza di fatto, e la dottoressa Principato sostiene che a proteggere Messina Denaro comunque sia la borghesia mafiosa, quella che viene nota, che è nota come la borghesia mafiosa, appunto. Quindi in passato aveva fatto anche dei nomi di soggetti che potevano essere appartenenti alla borghesia mafiosa, aveva fatto il nome del senatore D'Alì. So che ci sono querele in corso, colpi di querela per quanto riguarda D'Alì nei confronti della dottoressa Principato. A prescindere da questo, dato, comunque è ovvio che per avere una latitanza così lunga un personaggio, una figura come Matteo Messina Denaro ha delle protezioni alte, e su questo sono tutti d'accordo gli inquirenti. Anche perché lo stesso è stato in passato per Rina, lo stesso è stato per Provenzano. Ma la dottoressa Principato ne fa anche una questione territoriale? Il fatto è molto semplice, c'è anche una questione di territorio, perché Messina Denaro si pensa che sia qui in Sicilia, che il capomafia non si sia sì magari allontanato ogni tanto, ma non attualmente che sia qui nel territorio. Ci sono le recenti investigazioni che fanno anche percepire in parte questo, se devo essere sincero. Allo scorso agosto, quando c'è stata l'operazione che aveva visto l'arresto di diversi suoi sodali, c'erano questi pizzini che venivano risposte di pizzini che venivano nel giro di 2-3 mesi. Quindi di fatto si può ipotizzare che comunque non sia troppo lontano il Matteo Messina Denaro, anche se c'è gente che l'ha visto all'estero, su di lui c'è una taglia di milioni di dollari. Insomma, si stanno cercando di porre fine alla latitanza del boss di Castelvetrano. Si riunisce anche un mandato di cattura per le stragi del 92. La nostra speranza è che prima o poi si arrivi a questa cattura. Ma per mantenere il filo sulla borghesia mafiosa, io segnalo anche un altro aspetto. Protetto dalla borghesia mafiosa Messina Denaro, e questa è una cosa gravissima, un dato importante, ma ne ricaviamo anche un altro dalle due operazioni. Una, quella di oggi, che mi sembra giusto parlarne brevemente, che è quella, la doppia operazione che c'è stata proprio qui a Palermo, Brasca e 4-0, che ha visto gli arresti dei mandamenti, 62 persone arrestate tra i mandamenti di i San Giuseppe Iato e Villa Grazia Santa Maria del Gesù qui a Palermo, e quell'operazione che c'è stata ieri invece nel Reggino, che ha messo in evidenza quello che era il sistema Reggio. Entrambe queste operazioni, infatti, lo segnato. Entrambe sistema Reggio, scacco alle cosche del capoluogo calabrese, questo è il tuo articolo.
Sì, questi due articoli, c'è un dato che viene, che è molto interessante, che è stato anche evidenziato oggi nella conferenza stampa del procuratore Lovoi insieme agli aggiunti Aguecci e Teresi, è importante quanto agghiacciante, ovvero questo, quella borghesia mafiosa, quell'imprenditoria mafiosa, cioè, c'è una forte componente dell'imprenditoria italiana che anziché e commercianti, altri, una parte denuncia, o se denuncia, denuncia dopo che gli inquirenti sono andati a chiedere conto di determinate azioni, quindi non denuncia spontaneamente. Ma molti altri, anziché andare a denunciare all'autorità giudiziaria eventuali danni subiti o eventuali problematiche o determinate questioni, per risolvere le proprie questioni, si rivolgono direttamente alle famiglie mafiose, alla criminalità organizzata. Questo accade tanto in Calabria quanto in Sicilia. E quello che viene fuori è di fatto lo specchio di uno Stato all'interno dello Stato, di un'organizzazione criminale a cui ci si rivolge per far rispettare determinate regole, con imprenditori che per sopravvivere o meglio, per raggiungere i propri scopi, i propri obiettivi, è disposto addirittura a inginocchiarsi e a farsi prone e a investire, a fare affari con le criminalità organizzate. Questo è un dato, a mio avviso, molto inquietante che ci dimostra come in realtà il problema mafia è lontano anni luce dall'essere risolto, per quanto se ne possa dire. Per quanto se ne possa dire che la mafia continuamente subisce dei colpi e che è in ginocchio, non è assolutamente così. Finché ci saranno sistemi di questo tipo, io credo che siamo ben lontani dalla sconfitta della mafia, perché come c'è una mafia che fa affari con la politica e quindi c'è una mafia che fa affari in maniera forte con l'imprenditoria. Proprio oggi il procuratore capo di Palermo Lovoi, insieme al procuratore aggiunto Teresi, inchiedevano un intervento da parte della legislatura affinché si riconosca una sorta di reato, che oggi non esiste, sullo scambio imprenditoriale mafioso. Beh, ormai è un sistema più che strutturato, è veramente parallelo allo Stato che ufficialmente viene riconosciuto, ma di fatto il territorio è sotto le mani, fra le mani dei sistemi criminali integrati. Sono strutturati, Aaron, come uno Stato, hanno delle leggi, hanno un'economia, hanno un sistema sociale, un sistema sociale vero e proprio articolato, per cui è parallelo, ha un suo welfare, perché comunque chi vive momenti di difficoltà di qualunque natura essa sia trova molta più accoglienza, che è un termine paradossale da utilizzare in riferimento ai sistemi criminali integrati, ma trova molta più accoglienza in strutture parallele a quelle dello Stato. Comunque, visto che come al solito siamo in ritardo, desidero segnalare ai nostri ascoltatori altri articoli, Aaron, magari ecco, se tu mi vuoi seguire, se ci sono delle cose che bisogna precisare, me lo segnali. Allora, come dicevo, il sistema regio scacco alle cosche del capoluogo calabrese. All'interno dell'articolo c'è anche naturalmente un video, sempre a firma appunto di Aaron Pettinari. Segnaliamo ancora Non di sola mafia, la seconda parte del dossier di Giorgio Bongiovanni e Miriam Cucu. Come dicevamo, Maria Teresa Principato, Messina Denaro, protetto dalla borghesia mafiosa di Aaron Pettinari, tra passaporti e papelli, storie di favori oltre Ciancimino Junior di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Vuoi dire rapidissimamente qualcosa riguardo Aaron? Ma guarda, per quanto riguarda l'esame di Massimo Ciancimino al processo relativo a Stato Mafia, è ancora in corso. Domani è prevista un'altra puntata del dibattimento, dell'esame di Massimo Ciancimino, teste imputato al processo trattativa Stato Mafia. Alla scorsa udienza non era presente Massimo Ciancimino, ma sono stati sentiti l'avvocato Marco Simone Mariani e l'assistente di polizia Angela Cuccio, due soggetti che
che sono stati vicini in passato a Massimo Ciancimino e hanno avuto chi in un modo, chi in un altro, un ruolo nella, diciamo, hanno appreso, diciamo, alcuni aspetti e hanno avuto dei rapporti con Massimo Ciancimino. In particolare Mariani è quel soggetto che era stato incaricato da Massimo Ciancimino di consegnare al giornalista di Repubblica Franco Viviano determinati documenti del padre qualora fosse successo qualcosa a Massimo Ciancimino, questo negli anni attorno al 2006, se non ricordo male. Prima che Massimo Ciancimino si iniziasse il suo percorso di testimone di giustizia, mentre invece per quanto riguarda la Angela Cuccio, l'assistente di polizia Angela Cuccio, diciamo che racconta uno spaccato di uno scambio di favori, diciamo che lei è più che altro ha ricevuto un favore da Massimo Ciancimino e racconta di questa percezione che lei aveva avuto proprio delle amicizie altolocate di cui possedeva appunto Massimo Ciancimino in quegli anni, fino a permetterle un avvicinamento rispetto a dove lavorava prima lei in pochi mesi a Palermo. Cioè proprio la guidata passo passo, addirittura facendo arrivare una risposta nel giro di poche settimane direttamente dal capo della polizia De Gennaro. Adesso non sappiamo chiaramente che tipo di se veramente Massimo Ciancimino è intervenuto in quella vicenda. Fatto sta che, seguendo le indicazioni di Massimo Ciancimino, l'assistente di polizia è stata trasferita alla fine a Palermo in 448, insomma. Grazie Aaron. Ancora omicidio, caccia, il pentito Pavia ed il verbale dimenticato, sempre a tua firma. Do delle ultimissime informazioni. Prima vorrei però ricordare ancora, sempre di Aaron Pettinari, Fava, Catania, rischio mafia in consiglio. La strage di Capaci, frutto della furia di Rina, sempre a firma tua di Francesca Mondin. L'articolo di Giovanni Lodato, di Saverio Lodato, scusate, Giovanni Falcone. Sono venuti a Palermo per fottermi. Ve ne consiglio vivamente la lettura. Ancora Giulietto Chiesa, il mondo è in pericolo. Intervista di Giorgio Bongiovanni a Giulietto Chiesa. Alcune altre informazioni che mi preme darvi. Dunque, abbiamo ricevuto da Marco Grilli questa notizia. Domani sera a Brughera Toni Capuozzo presenterà il libro Il segreto dei Marò, e per la precisione a Canevon di Villa Varda. Ecco Marco, se magari riesci anche a segnalarmi l'ora, lo comunichiamo ai nostri ascoltatori. Sei in linea, Marco? No, va bene, vedremo di recuperare l'ora di questo appuntamento in un altro momento. Sicuramente trovate le informazioni sul sito di Alternativa. Ci sei, Marco? Ci sono riattivato il Ecco. microfono. Ti chiedevo solo di segnalare l'ora della presentazione del libro di Toni Capuozzo. Dovrebbe essere alle 20:30. Adesso faccio una 20 e 30. 20:30, benissimo. E ancora segnaliamo che giovedì 31 marzo alle 21:15 Giulietto Chiesa risponderà al pubblico di Pandora TV. Potete partecipare alla conferenza live sul web tramite la piattaforma AnyMeeting, prenotandovi sul sito di Pandora, www.pandoratv.it. Bene, credo che si sia giunti al termine della trasmissione. Non so se Massimo Bonella ha degli ultimi aggiornamenti da darci. Ecco, sì, come anche la scorsa settimana, così in maniera sperimentale, vediamo di portare avanti questa collaborazione con l'Unione Italiana, con i nostri connazionali che vivono in Istria, nella vicina regione dell'Istria, e abbiamo infatti le notizie, ecco, della settimana molto rapidamente. Dunque, l'ambasciatore Trichilo in visita a Pirano.
poi vi do solamente i titoli. Conferenze mediche Unione Italiana, grande interesse a Torre e a Pola, sono avvenimenti che sono già diciamo che sono già svolti con notevole successo. Le ricordiamo che è sempre interessante sapere il lavoro, devo dire anche il notevole lavoro culturale che, e non solo artistico eccetera, che i nostri connazionali da tanti anni, da sempre, stanno svolgendo in quella bellissima regione. Si prosegue, l'Unione Italiana fa visita alle comunità italiane in Slavonia. Poi il progetto Interreg, l'Unione Italiana inoltre il progetto Istriana, quindi non so, sento dei rumori o è qualcuno che mi chiama? Sono i figli di Marco forse. Ho capito, allora salutiamo anche loro. Andiamo avanti alle 23.06 che... ricordo per chi ci ascolta, io sono Massimo Bonella qui da Radio Faro Veneto, che si affianca, si appoggia alla testata Pianeta Oggi TV di Venezia con le ultime news nel programma di Antonella Intranoi, Ugo Lombardi, Osservatorio Antimafia. Dunque, le notizie, stiamo parlando delle news da parte dell'Unione Italiana della vicina regione dell'Istria, tutte le varie iniziative. Si prosegue, Trieste, gli studenti della comunità italiana all'università, quindi la giunta esecutiva Unione Italiana, finanziamenti all'Edit, commissioni ed eccellenze scientifiche, dopodiché ancora Umago e Buie, importante visita dell'ambasciatore, Abbazia, una conferenza per scoprire il Monte Maggiore. E qui mi soffermo un attimo perché di tutte queste notizie poi una o due le approfondiamo. Questa sera parliamo di questo bellissimo paesaggio, questo Monte Maggiore, che è un gigante che si specchia nel mare, nell'Alto Adriatico. Questo è il titolo dell'interessante conferenza tenutasi alla Casa di Cultura Zora di Abbazia lo scorso 15 marzo. Il Monte Maggiore è un gigante che si specchia nel mare, questo è il titolo. La relatrice Chiara Veranis ha fatto scoprire al numeroso pubblico tutti i segreti dello splendido monte che domina il Quarnero. L'evento fa parte delle conferenze primaverili della comunità degli italiani di Abbazia, organizzate dall'Unione Italiana e dall'Università Popolare di Trieste. Ci sono ancora tante altre notizie, io vi ho detto queste, vi ho riportato queste diciamo le più importanti, degne di essere poste sotto i riflettori. Sarebbe veramente, Rosario, interessante avere un corrispondente da queste zone, perché veramente di materiale ce n'è tantissimo. Alle 23.08 alle 23 te lo girate anche a te poi la newsletter, quindi penso che hai visto un po' tutto quanto. Ci ho messo il primo articolo su radiofavaroveneto.it. Ah, perfetto, allora possiamo, ecco, dare questa notizia, ecco, che dalla regia centrale abbiamo aggiornato radiofavaroveneto.it, c'è anche poi, volendo chiamarlo, Radio Favaro Veneto TV, tutti i video, e sulla destra la televisione di Sars di Treviso, e quindi insomma che appunto Radio Favaro Veneto fa parte del circuito Radio Sars TV, insomma un progetto molto bello, molto importante. Questo che è partito da Rosario Moreno. Alle 23.09 è tutto dunque qui dalla redazione di Venezia, la linea torna nuovamente a Bari, Antonella Intranogu Lombardi per la chiusura. A voi. Grazie Massimo, siamo parecchio fuori orario, ringraziamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso, grazie Rosario come sempre della pazienza. Grazie Rosario. Un caro saluto a tutto il condominio. Grazie, salutiamo Marco Grilli e i suoi bimbi, a mercoledì prossimo, ciao Marco. Ciao Marco. Buonasera a tutti, e un bimbo solo che basta e avanza per il momento. E salutiamo Massimo Bonella, responsabile di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo, grazie. Ciao Massimo. Ciao a tutti, buonasera. Salutiamo Aaron. Facciamo rispondere Massimo. Ciao Massimo. No, io ho già salutato, un saluto circolare a tutti, inclusi i nostri ascoltatori. Grazie Massimo, e naturalmente il nostro Aaron Pettinari, il caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron. Ciao Aaron.
E Aaron ci saluta virtualmente. Bene, noi invece salutiamo di fatto i nostri ascoltatori, diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 18.30 per la prima diretta su Radio Saiuz con Spazio Aperto e alle 22 con Osservatorio Antimafia in collaborazione con antimafia2000.com. Grazie. Ah, ecco, una cosa, scusa Antonella, una cosa, una segnalazione per chi ci segue dall'Alto Adriatico, cioè Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, Istria e parte della Croazia del Nord. Ecco, c'è Pineto Oggi Rapporto in onda su Video Telecarni a frequenza 6,90. Molto bene. Grazie. Buonanotte. Della segnalazione. Buonanotte a tutti. Buonanotte.